Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino & Cardinal. Cosa vi presentiamo oggi, Rodri? Oggi presentiamo il viaggio del riso intorno al mondo. In cosa consiste? Consiste in una degustazione di nigiri, quindi il riso sarà la base del nostro piatto e lo andremo a servire con pesce e carne. Partendo dal pesce andiamo a fare un nigiri con il gambero rosso di Mazara del Vallo, la ricciola maci del Pacifico, il tonno rosso del Mediterraneo, il branzino dalla Spagna e la trota dalla Tasmania. Per la carne invece cosa abbiamo, Rodri? Per la carne abbiamo l'abbaglio giapponese e una salsiccia di fassona piemontese. Perfetto, quindi non ci resta che andare a realizzare i nostri righini. Per prima cosa iniziamo a pulire il pesce e a tagliare le nostre fette. Quindi Rodrigo pulirà il gambero, utilizzeremo soltanto la coda completamente pulita anche dall'intestino. Una volta pulito il gambero andiamo a tagliare due fette di ricciola. Una volta tagliata la ricciola andiamo a fare due fette di tonno rosso, due fette di branzino e due fette di trota della Tasmania. Andiamo a pulire la carne, un pezzettino di salsiccia di Bra, tira via la pellicina, Rodri. Una volta pulita la nostra salsiccia di Madama Bianca, fassona piemontese, andiamo a tagliare due fettine di wagyu. Iniziamo col gambero e la ricciola. Apriamo il gambero a metà. E andiamo a realizzare il nostro nigiri. Terminiamo con i due di carne. Io vado a realizzare il nigiri di wagyu. Andiamo a terminare con l'ultimo nigiri con la salsiccia di Madama Bianca, fassona piemontese. È una salsiccia di manzo 100%, quindi possiamo anche utilizzarla da crudo. Una volta realizzati i nostri 7 nigiri, Rodrigo, vai a grattare un po' di rizoma di wasabi con il quale andremo a servire i nostri nigiri e della salsa di soia giapponese. Ed ecco a voi il viaggio del riso intorno al mondo.